Se state guardando questo video, vuol dire che i Maya hanno mentito. I lied. La fine del mondo non c'è stata e i protagonisti di Clistero sono rimasti disoccupati. Oh, tieni, ci pensi lì, eh? Ciao! Li avevamo lasciati così. Ma ci sono ancora nuovi misteri da svelare. Nuove teorie. Nuovi complotti misteriosi. In fondo, si inventeranno qualche altra cazzata. Chi cazzo è? Dal 21 dicembre 2012 siamo entrati nell'era dell'acquario, un'era caratterizzata dalla spiritualità, lo sviluppo mentale e tante altre cose New Age. Recentemente, infatti, Paolo Fox ha decifrato segnali provenienti da forme di vita extraterrestri, incrociando il codice di Fibonacci con quello di un codice captcha qualsiasi. Gli stessi alieni che, decisi a studiare forme di vita intelligenti, hanno spinto Sara Tommasi a entrare nel mondo del porno, ma non avendo trovato traccia né di pornografia né di intelligenza, hanno lasciato il loro pensiero in uno strano cerchio nel grano. Ma la rivelazione più scottante viene proprio dalla massoneria. Infatti, il disegno del grembiule utilizzato dai massoni del Grande Oriente ha esattamente la stessa forma del logo della nota casella di posta Gmail. È facile immaginare, quindi, che ogni nostro messaggio venga accuratamente osservato dagli Illuminati. L'idea di essere spiati da un social network è di per sé molto contrariante, ma mai quanto ricevere quei cazzo di inviti a tutti quei giochini inutili di Facebook. Questa teoria è stata chiaramente esposta in un video caricato su YouTube, diventato virale, che ha ottenuto ben 30 visualizzazioni in 4 anni. Altri, invece, hanno notato che le scie chimiche sono aumentate almeno quanto le sgommate nelle mutande, campanello di allarme che dovrebbe spingere tutti alla ricerca di uno stile di vita nel rispetto dell'ambiente, cominciando dalla raccolta differenziata e soprattutto dal riciclaggio. Teoria ampiamente nota agli autori di Mistero, che riciclano servizi dal 2009. Noi non perdiamoci di vista. Un abbraccio, Adam. Abbiamo analizzato una canzone di recente successo ed abbiamo scoperto un particolare molto inquietante. Ascoltiamo l'originale. Open Gangnam Style. Ora ascoltiamola in modalità reverse. Si è scoperto qual è questo particolare. Esistono i coreani neomelodici. Ci troviamo in un manicomio abbandonato, un luogo isolato dove verificheremo se è possibile entrare in contatto con presenze ultraterrene. Questa giornata faremo un giro per questo luogo che è ancora ignoto. Con le nostre analisi spettrometriche, psicografiche e rettali riusciremo a scovare delle presenze all'interno di questo luogo mistico. E te pensa che in questo posto non c'è mai stato nessuno. Un messaggio subliminale. Interessante. Hai visto anche tu? Secondo te quelli potevano essere degli ectoplasmi? Siamo imbattuti in degli studiosi del mistero che, come noi, stanno effettuando delle ricerche sul paranormale. Sentiamo questo esperto di fenomeni esoterici cosa ha da dirci riguardo a questo luogo misterioso. Ma io sono una sega, cercavo il reperto. Sta zitto. E di solito a quali fenomeni ha assistito in posti come questi? Porto là ci sono stati. Vedi? Tiri? Ho porto il cucchiaio. Imbecille. Quello è un angolo interessante. Insomma, dovrebbe non lo sapete voi. Oh, scusami, te, c'è mica una partita lunga, t'avanza.
Vabbè, non importa. No, grazie. No, no, okay. Va via, va via. Fa finta di niente, fa finta di niente. Precisamente. Pazzi, merda. Questo mi sembra di conoscerlo. Dal rumore questo dovrebbe essere il nano con l'ascia. Cribbio. Non è il nano con l'ascia, è molto peggio. È il nano con la bandana. Oppla, Silvio sta. Oh, cazzo, mi sono nano! Vieni a vedere! Op, 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 bunga, bunga style. Op, 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 op. Canto la mezza siga. Siete i soliti comunisti sfigati. Comunisti, comunisti. Certo, sto reso. È proprio una palla, guarda.